Per tutti quelli che dicevano l'altro giorno, ma come mai? Ma sei, quando sei in asta non si va dal notaio? Somari. Eccolo lì. Siamo qua adesso a girare. E action. In questo vlog andremo a raccontare, ragazzi, l'operazione di che sta per iniziare in realtà, quindi non è ancora iniziata. Operazione di San Giuliano, quindi nello specifico parliamo di Via Monti. È un'operazione di flipping, quindi tradizionale, che è nata grazie alla segnalazione di un'agenzia, di un'agenzia che, con la quale collaboro, molto forte, fortissima sul territorio, che ha trovato l'appartamento giusto da poter valorizzare. Quindi poi successivamente rivendere, ok? Quindi una delle strategie che mi permettono di monetizzare, ok? Quindi di guadagnare in questo settore è proprio quella di comprare una cosa che in questo momento magari ha un determinato valore, fermo restando che ovviamente dovete acquistare bene, ma attenzione, non sempre questa cosa bisogna anche capirla. Su alcune tecniche non sempre voi dovete per forza scontare pesantemente il prezzo, ok? E detto da me sembra quasi una bestemmia, perché cioè, in realtà io vi dirò sempre che voi dovete fare in modo di tirar giù il prezzo il più possibile. Questa cosa deve avvenire sempre, ok? Detto questo, ci sono delle strategie che vi permettono magari di, anche se non tirate giù pesantemente il prezzo, grazie a quello che andate a fare successivamente, potete appunto magari permettervi di pagare un filo di più. Quindi se parliamo di un'operazione di trading puro, io mi aspetto di comprare pesantemente al ribasso, perché l'unica cosa che vi permette di marginare in quel caso è il prezzo, la differenza di prezzo. Quindi voi comprate, ipotizziamo, una bottiglietta d'acqua naturale che vale un euro al pubblico, ok? Voi riuscite a comprarla a 70 centesimi, ok? Quindi se vale un euro, è chiaro che se io poi la metto in vendita magari anche a 95 centesimi, quindi sotto costo, riesco a vendere quella bottiglietta, ok? Quindi fondamentalmente bisogna capire che quello che noi facciamo a livello di lavoro, okay, è commercio di immobili in questo caso, quindi noi non vendiamo bottigliette d'acqua, ma di fatto funziona così per tutte le cose, ok? Di fatto. Quindi nel caso appunto del trading immobiliare voi marginate grazie al prezzo basso, ok? Ci sono altre strategie invece dove voi dovete sfruttare il prezzo basso, okay? Quindi questo è sacrosanto, tirate giù il prezzo a più non posso. Ma diciamo che la differenza poi tante volte viene data maggiormente da quello che andate a fare con quell'appartamento lì, quindi dalla valorizzazione dell'appartamento, ok? Quindi nello specifico a volte si possono fare delle operazioni che sono magari, non è questo il caso, però mi fa piacere parlarvene mentre stiamo andando là. Ci sono delle operazioni dove per esempio voi potete comprare 200 metri quadri e frazionarlo in 5 unità, che è un'operatività che per esempio io faccio spesso, piuttosto che andare a comprare un ufficio e trasformarlo in abitazione, piuttosto che andare a comprare un negozio e trasformarlo in abitazione. Quindi non dipende in quel caso tanto da quanto l'avete comprato, o meglio, è chiaro che deve reggere, ok? Però a volte io compro magari un negozio, mettiamola così, quel negozio sulla carta io lo sto pagando al prezzo di mercato, o addirittura a volte potrebbe sembrare che lo sto pagando troppo, perché per quello che è in quel momento magari è troppo, ok? Ma nella mia testa non c'è il che cosa è in questo momento, nella mia testa c'è il che cosa diventerà, ok? Quindi è chiaro che se io so che cosa diventerà e quanto vale quella cosa che diventerà, allora di quella cosa io lì ci posso marginare. Nel caso specifico, l'appartamento che andiamo a vedere, in realtà io posso compiere due scelte, ok? Quindi posso decidere di lasciare l'appartamento, non dico così com'è, perché non è vero, su questo non si può fare un'operazione, ripeto, di trading puro. Cioè il trading puro per me, cioè
cosa intendo nello specifico? Compro un appartamento pesantemente ribassato e lo rivendo così com'è, non lo tocco neanche, non voglio neanche, cioè non voglio neanche vederlo a volte, ok? Quindi in quel caso lo compro talmente bene che così com'è lo rimetto sul mercato e lo flippo veloce, quindi lo rivendo velocemente. In questo caso non è possibile, quindi in questo caso io qualcosa devo fare, ok? Cioè mi tocca lavorare, non so se è chiaro il concetto. Quindi cosa vuol dire? Io ho due scelte in questo momento. Adesso quando andiamo lì sul cantiere, perché stiamo andando sul cantiere, vi farò vedere, ok, il che cosa prevedo di fare. In realtà diciamo che sono ancora nella posizione di poter scegliere di fatto che cosa fare, ok? Però fondamentalmente stiamo parlando di un bilocale di 69 metri quadri, 69, 67, adesso sinceramente non mi ricordo perché ne faccio talmente tante di operazioni, anche lì a San Giuliano ho fatto delle operazioni simili, quindi non mi ricordo sinceramente se sono 69, 67. Cambia poco. Quello che sicuramente bisogna valutare è questo. In questo momento quell'appartamento lì è un bilocale con cucina separata. Quindi voi avete, quando entrate, mi sembra che ci sia sulla sinistra un ripostiglio, e voi dite come mi sembra, cioè non sei neanche sicuro. No, ragazzi, ho una memoria abbastanza corta su certe cose, quindi sulle cose importanti non ho la memoria corta, ve lo assicuro. Però diciamo, mi sembra che ci sia una specie di ripostiglio, poi sempre sulla sinistra, quindi parlo dell'ingresso, sempre sulla sinistra poi c'è un soggiorno, poi il soggiorno tra l'altro ha un balcone, non mi ricordo sinceramente se arriva fino alla camera da letto, adesso lo vedremo. Successivamente di fianco c'è la cucina, quindi una cucina abitabile. E a spanne posso dire in questo momento probabilmente saranno intorno ai 7 metri quadri, ok? Dopodiché c'è il bagno, quindi un bagno abbastanza grande, e poi c'è la camera da letto, ok? E in questo caso di solito la camera da letto è parecchio sproporzionata per quelli che sono i gusti tra virgolette attuali, quindi è grande fondamentalmente, ok? Quindi qual è la scelta che io posso fare, fermo restando che, ripeto, devo in ogni caso valorizzare l'appartamento. Posso andare a fare una ristrutturazione completa, quindi vado a cambiare sicuramente, vado a sistemare quelli che sono i muri, quindi a rasare i muri, vado ovviamente a verniciare i muri, quindi dando i colori magari che piacciono alle persone, vado a mettere un pavimento, che quindi vado a mettere il pavimento nell'appartamento, vado a rifare il bagno, vado a cambiare gli infissi, vado a cambiare le porte. Cioè tutto quello che riguarda la parte interna, quindi lo ristrutturo fondamentalmente, no? E quindi lo rendo appetibile per le persone che vanno ad acquistarlo, e questa è la prima scelta. Quindi lo lascio così com'è a livello diciamo i muri, ok? E lo lascio così com'è, quindi non vado a toccare i muri, non faccio nessuna pratica, semplicemente 2 hours later dicevo semplicemente che perché si è scaricata la praticamente non c'era memoria nel telefono, ok? Mi dovete comprare un telefono con più. Vabbè. E comunque dicevo, semplicemente si fa per dire, vado a ristrutturare l'appartamento, lo tengo così com'è e poi lo rivendo, ok? E questa è la prima scelta. L'altra scelta invece è quella di farlo diventare un 3 locali, quindi in questo momento un bilocale, e posso trasformarlo, quindi fare una pratica edilizia, chiamare l'architetto e trasformarlo in 3 locali. Questa è l'altra scelta. Ovviamente bisogna vedere qual è la differenza poi di a livello di rivendita, quindi quanto mi costa in più fare i lavori, quindi trasformandolo in 3 locali, e quanto posso ricavare se lo vendo come 3 locali. Sulla base di questo poi si sceglie quale tipologia di appartamento andare a fare fondamentalmente. Quindi come vedete, cioè diciamo che se voi avete esperienza e sapete quello che state facendo, non è difficile, ok? Io adesso comunque andrò a vederlo lì, sono venuto prima a prendere le chiavi poi in agenzia perché l'appartamento, oggi è lunedì che mentre sto girando questo video, l'appartamento l'ho recitato, quindi l'ho comprato venerdì e non mi hanno portato manco le chiavi, così capite quanto io non conto un cazzo. Cioè, ho comprato l'appartamento, versato gli assegni, non mi hanno dato
non mi hanno dato le chiavi. E infatti adesso vengo qua, cioè, sono qua in agenzia, le ritiro, prendo le chiavi e poi andiamo nell'appartamento. Quindi ci vediamo tra poco. A few moments later. Questo va anche su TikTok, eh? Per tutti quelli che dicevano l'altro giorno, ma come vai? Ma quando sei in asta non si va dal notaio? Somari, ho detto l'altro giorno, venerdì ero dal notaio per comprare l'appartamento che stiamo andando a vedere adesso, ok? Del quale non ho preso le chiavi, ok? Perché erano qua in agenzia, che vi devo dire? Come vi ho detto prima, non abbiamo preso un cazzo. Vabbè, adesso comunque andiamo là in appena. Andiamo nell'appartamento e lo vediamo insieme. Dammi le chiavi. Oh, comunque è bella sta macchinina. Io quando ero piccolo dicevo che volevo avere una macchina. Vai, andiamo, dai. Allora, qua si riesce a uscire. Io qua vengo sempre in moto, tra l'altro. Quindi non si capisce mai. Mi ricordo mai che cazzo di giro devo fare. Stop o continuo a girare? No, continuo a girare. Continuiamo a girare anche perché adesso, a parte che siamo è proprio qua vicino, qua attaccato. Perché siamo proprio qui, siamo proprio a San Giuliano. Ok, quindi adesso ho parlato, voi non avete visto, ma ho fatto due chiacchiere con l'agenzia. Infatti uno di loro mi fa: oh, ma come vanno gli insulti su TikTok? Non so se il pubblico di YouTube mi segue su TikTok, ma su TikTok c'è un sacco di gente che insulta, un sacco di haters, i miei minions che insultano. Però dicevo, no, a parte gli scherzi, a parte le cagate, ho scambiato due parole con l'agente immobiliare, il quale mi ha anche consigliato il cosa fare adesso su questo appartamento. Ecco, un'altra cosa, ragazzi, che voi dovete tenere presente, ok, che è fondamentale, è il fatto che nel momento in cui voi fate un'operazione immobiliare, quindi che sia su mercato libero sia in asta, voi dovete tenere sempre in considerazione il fatto che cambia il mercato in ogni posto dove voi state lavorando. Il mercato cambia, diciamo le esigenze delle persone che comprano da noi cambiano non solo da città a città, ma tante volte cambiano anche sulla base della zona. Vi faccio un esempio: a Milano ci sono dei posti dove delle zone dove io vendo dei bilocali che sono piccoli, okay? Sono poco più di 30 metri quadri, e dei trilocali che sono poco più di 50 metri quadri. C'è gente che dice: no, ma non è vero, ma come fai? Ok, perché? Perché magari loro sono abituati a lavorare in altre città dove dicono: per me un trilocale deve essere almeno 100 metri quadri, per dire, no? Poi io magari li faccio da poco più di 50 metri e dicono: no, ma non è fattibile. Ecco, questa cosa la dovete sempre valutare, quindi sulla base di dove state lavorando dovete capire le esigenze della clientela che avete. Ora, quindi si parte sempre da uno studio, anche un'analisi di quello che è il target al quale andrete a vendere. Questa cosa è fondamentale. Prima dovete, quando entrate in un mercato, dovete analizzare la liquidità. Quindi è un mercato liquido? Ci sono molte transazioni? È molto veloce? Successivamente vanno ad analizzare il target, cioè qual è la persona che mediamente va a comprare il mio appartamento. Quindi è l'investitore, oppure è la famiglia che cerca l'appartamento per andarci a vivere, ok? Se è la famiglia, che tipologia di appartamento viene ricercato? Quindi vogliono il bilocale, vogliono il trilocale. Anche questo potete in realtà fare un'analisi prima, no? Quindi vedere proprio quali sono gli appartamenti che vengono venduti di più all'interno di una città, all'interno di una zona e via dicendo. Ma poi successivamente dovete parlare con chi effettivamente lavora sul campo tutti i giorni. E chi è che lavora sul campo tutti i giorni, ragazzi? È l'agente immobiliare. Quindi è l'agente immobiliare quello che innanzitutto quello che venderà l'appartamento, ok? Perché poi sento gente che dice: ah, ma me lo vendo da solo, così non pago provvigione. Bravo Pirla, ok?
quindi questo è una cagata, ragazzi, ok? Cioè, nel senso, se voi fate un'operazione per sbaglio, potete anche avere ragione, ma se volete fare continuativamente più operazioni, è una cagata pazzesca, ok? Il fatto di cercare di risparmiare sulle provvigioni, no? Perché così non pago, e via dicendo, è una cazzata, ok? Quindi, chi meglio degli agenti immobiliari sanno i valori? Chi meglio degli agenti immobiliari sanno non solo i valori a livello proprio di appartamenti, quindi a quanto possono essere venduti? Perché, ad esempio, nel caso specifico, l'agenzia con la quale appunto io collaboro, cioè Dani nello specifico, parlando con lui mi fa: no, ma io ho già venduto altri appartamenti, cioè non solo nella via, ma nel condominio nello specifico. Quindi loro sanno effettivamente a quanto potete poi andare a vendere. Con questo non vi sto dicendo che vi dovete per forza di cose fidare alla cieca di quello che vi dicono gli agenti, ok? Se non li conoscete, assolutamente no, ok? Però già questo vi fa da filtro su quello che, tra virgolette, potete andare a fare, ok? Quindi potete avere una vostra analisi più quell'analisi che vi dà l'agenzia, e sulla base di questo poi decidere il cosa andare a fare. In più, sono proprio loro, gli agenti immobiliari, che hanno il polso del mercato e quindi che vi possono dire: no, le persone che sono qui cercano questa determinata cosa, ok? Quindi ho venduto magari quell'appartamento, oppure ho già dei clienti che stanno aspettando magari quella determinata cosa, ok? Quindi, per esempio, a noi qui capita proprio questa roba qua, no? Che vendiamo magari una determinata cosa, ma abbiamo altri clienti in target, quindi che stanno cercando delle soluzioni simili, e siccome hanno già visto magari quali sono i nostri appartamenti, dicono: ok, benissimo, non sono riuscito ad arrivare al tuo appartamento perché magari il mutuo non è stato deliberato in tempo, quindi magari qualcun altro l'ha comprato, ecco, aspetto l'altro appartamento e poi lo compro comunque da te. Okay, tenete presente sempre questa roba qua, cioè è fondamentale avere anche dei clienti finali, cioè, perché così vuol dire che voi state lavorando sul venduto. Se voi lavorate sul venduto è una cosa fighissima, perché voi avete già un pubblico, cioè questa è la cosa più importante nell'immobiliare. Voi avete, conoscete i prezzi, benissimo, avete un pubblico che sta cercando una determinata cosa, ok? E voi avete quel prodotto, cioè provate a pensarci, se voi riuscite a trovare la quadra tra proprio quelle cose che vi sto dicendo adesso in questo momento, basta, avete finito, cioè nel senso non c'è altro da dover fare, tra virgolette, nel senso avete trovato tutto quello che vi serve. Comunque la via è questa, e questa qua, e dove cavolo è l'appartamento? Ah, la palazzina è questa, noi dobbiamo parcheggiare qua. C'ha ragione anche lui, dobbiamo fare il giro di qua, ok? Quindi adesso vediamo di parcheggiare e vi faccio vedere il condominio. Ok, adesso andiamo a vedere l'appartamento velocemente perché ho un appuntamento a breve per un altro appartamento che ho fatto un'offerta l'altro giorno. Vediamo che cosa sarà successo. La palazzina, signori, è quella là, quindi quella là che vedete. Com'è la palazzina? Ci sta? Ci sta la palazzina? Che dici, madre mia? Ci sta? Ci sta. Ci sta. Allora, ragazzi, cioè, il contesto ovviamente dove voi comprate, cioè, conta tantissimo, perché, cioè, provate a pensarci, no? Allora, adesso, guarda, cioè, senza nulla togliere, cioè, adesso, per l'amor del cielo, però, guardiamo magari questa palazzina di qua, ok? Cioè, ora, sarete d'accordo, no? Che è tutta un'altra cosa. O anche vediamo di là, cioè, guardiamo quella che c'è in fondo, ok? Cioè, senza nulla togliere a queste palazzine qua, cioè, guardate questa, cioè, adesso sinceramente, cioè, vedi che c'è tutta questa parte qua. Quindi è chiaro, ragazzi, che le persone giustamente guardano anche questo, cioè guardano come è abitata, cioè guardate anche qui, no? C'è un po' di verde, cioè, bello preciso, curato, cioè ci sta, è una cosa fondamentale. Adesso vediamo qua di capire quali sono le chiavi.
questa. Years later. Ok, guardate, queste sono le parti comuni. Ok, quindi vuol dire tutto bello, molto preciso. Quindi ci sta. Un'altra cosa fondamentale da tenere in considerazione è che noi qui siamo in centro a San Giuliano e tenete presente che in centro l'ascensore in praticamente quasi tutti i palazzi non c'è, ok? Quindi cioè provate a pensarci, cioè tutta la nostra competizione, la nostra concorrenza non hanno l'ascensore, noi ce l'abbiamo! Quindi cioè è una roba in più, no? Ok, ci sta, perfetto, adesso andiamo, saliamo. Andiamo a vedere l'appartamento. Allora, mi sa che ho sbagliato piano. Scendiamo. Cioè, vi piace come vi porto in giro? Adesso cerchiamo di capire, cerchiamo di individuare l'appartamento, credo sia questo. Primo colpo, quindi meno male. Se no facciamo la figura di me. Eccolo qua. Ok, minchia. Cioè qua ci sono le ragnatele, vorrei dire. Cioè, voi vedete che cosa faccio per voi, popolo di YouTube? Quindi facciamo una cosa, like, commenti, condivisioni, iscrizione al canale. Figa, cioè qua corrente mi sa che viene, no? Quindi adesso alziamo tutte le tapparelle e vi facciamo vedere. Ok. Porca troia. Patino chi? Chicken teriyaki. Patino chi? Minchia. Come il cazzo siamo conciati qua, figa, pieno di ragnatele. Ma qua le luci qui, oh, luminoso, no, chiudiamo la porta, andiamo di qua. Avete visto? Cioè sono anche capace di alzarmi le tapparelle da solo. So se. Così. Stiamo un attimo qua. Allora, così partiamo dall'inizio e vediamo quello che andremo a fare. Guardate. Allora, porta, questo è l'ingresso, ok? Sulla sinistra, come dicevo prima, abbiamo un ripostiglio, in realtà, guardate, molto grande questo ripostiglio. Qui c'è il contatore. Adesso ricordiamoci che prendiamo i numeri perché dobbiamo attivare la corrente, ok? Ecco, una cosa che per esempio va fatta sempre e anche prima, ok, sarebbe meglio avere proprio i dati del contatore se attivate subito la corrente. Però tanto qui noi abbiamo tempo perché adesso deve iniziare l'impresa. E quindi ripostiglio, come vedete, ok, prima opzione, no? Potete buttare giù sto muro, come dicevo, cioè la seconda opzione sarebbe buttare giù. La prima è tenerlo così com'è. Quindi ovviamente quali sono i lavori da fare? Andiamo a cambiare tutte le porte.
guardate anche solo per dire anche solo il colore, no? Per dire, cioè, ovviamente queste sono delle porte datate giustamente. Poi questo è il soggiorno, come vedete, quindi se dovessimo mantenere quella che è la posizione tra virgolette attuale, ci teniamo il ripostiglio e ci teniamo questo soggiorno, ok? Se invece decidiamo di farlo diventare un tre locali, ok, praticamente questo diventa un soggiorno in cucina, che si sposta un attimo in realtà il muro, si butta giù praticamente quel muro che vedete là e si fa una specie di busola, una roba un po' strana, che però si può fare. Ce l'ho già valutato, in realtà è stato già fatto qua, al quinto piano una cosa uguale, che è stata venduta proprio dal mio agente immobiliare. Ok? E poi qui, vedete, cioè, questa è una figata pazzesca, no? Perché, guardate, voi arrivate fino in fondo, avete comunque un bel balcone, ok? E arrivate fino qua. Ok, vedete, siamo anche qui, guarda, c'è anche qui quella parte lì di verde, no? Che, cioè, non è male, voglio dire, ok? Poi qui potete, questa c'è anche, come vedete, l'uscita, ok? Quindi questa qua attualmente è la, non so se possiamo entrare, attualmente questa è la cucina, come vedete, quindi è una cucina, non è una cucina abitabile, però è una cucina, diciamo, semi-abitabile. Vedete, come vedete, saranno probabilmente tipo 7 metri, quindi per farla o si mantiene così e quindi la cucina viene fatta qua. Vedete che qua c'è anche il gas, se vedete qui c'è il gas, che questo è per la cucina, e qui c'è praticamente quello che dovrebbe essere il contatore per il gas. Ok? Quindi o si mantiene appunto questa cucina, ok, rimane di là soggiorno, ok? Oppure, come dicevo prima, questa qua, questa viene buttata giù, viene spostata più in là e qui viene fatta una specie di bussola che vi permette poi di creare il tre locali. Anche questa parte qua, vedete, c'è questo muro qui che può venire giù, ok? E poi dopo abbiamo il bagno, guardate il bagno com'è. Ok, anche qui il bagno, cioè ovviamente le porte sono da cambiare. Le piastrelle, come potete vedere, cioè si vede che è un bagno tra virgolette datato, ok, sono fatte come una volta, comunque parecchio luminoso, voglio dire, ok. E qui, per esempio, qua ci andava la lavatrice, cioè qui si può decidere ovviamente, no? Cioè se andare a cambiare tra virgolette la disposizione delle cose o tenerla così com'è, cioè sicuramente qua se manteniamo la disposizione di come sono tutti i sanitari, vide eccetera, questo qua quantomeno andrà fatto sicuramente una doccia. Quindi una doccia, bocca in cristallo, vengono cambiate le porte, e anche qui la porta ovviamente, poi questa è la camera da letto, ok? Vedete? E in questo caso la camera da letto rimane così com'è, quindi in queste dimensioni. E vengono cambiate queste robe qua, anche i radiatori per dire, no? Ci sono i radiatori. Ovviamente il pavimento, guardate il pavimento, anche qui se venite a vederlo, guardate, cioè diventa anche difficile andare sopra con un altro pavimento, guardate, cioè qua c'è proprio, c'è un po' rovinato, no? Ok. E poi qui vediamo. Basta, questo è quello che. Cioè questo è l'appartamento fondamentalmente, ragazzi. Come vedete, quindi può rimanere, come dicevo prima, un due locali, ok, con la cucina separata, oppure andiamo a fare i tre locali, ovviamente anche qui andremo a sistemare quello che è il pavimento, perché vedete c'è anche qui il pavimento. Cioè, per quello che dicevo prima, cioè poi bisogna ovviamente stare attenti anche a quelli che sono i dettagli, no? Cioè i dettagli cosa intendo? Cioè guardate per esempio questo, no? Ok, cioè questo andrebbe levigato, riverniciato, eccetera. Quindi poi viene consegnato all'acquirente finale. Cioè il discorso è che quando noi vendiamo, in questo caso noi stiamo vendendo case, ok? Che è un bene primario, cioè è il sogno della vita di molte persone, no?
giustamente, okay? Quindi tante persone nascono, crescono e hanno il sogno di un giorno di avere la propria casa, ok? Quindi essendo che la casa è un bene importantissimo per gli italiani, ma in generale nel mondo penso, quello che bisogna fare ovviamente poi dopo è far sì che quando la persona entra, allora innanzitutto andare a creare ovviamente tutti gli spazi che possono essere adeguati, ripeto, per il target che voi andate a interpellare. Poi ragionare sul come posso dare sempre più valore a queste persone. Ok, quindi vi faccio un esempio. Se io dico devo fare l'impianto elettrico, giusto? Perché qua ovviamente l'impianto elettrico sarà vecchissimo. Devo fare l'impianto elettrico, perfetto. Allora, le tapparelle, per esempio, cioè qua per esempio metto i doppi vetri, in maniera tale che questo diventi silenzioso, carino, eccetera. Ok, poi dico, perfetto, questa roba qua, io vorrei ogni volta trovarmi a farlo con le mie mani? Dico no, preferisco magari avere un pulsante che mi tira su e giù la tapparella. Le tapparelle le cambio, ok? I cassonetti, non dico che devono per forza essere cambiati i cassonetti, però sicuramente posso andare a sistemarli, a levigarli e poi a verniciarli, ok? Poi per quanto riguarda l'impianto elettrico, ripeto, siccome già lo devo fare, ok, perché tanto va rifatto l'impianto elettrico, dico benissimo, come faccio a renderlo il più carino possibile? Metto delle prese dove possono servire, metto più prese di quelle che servono, ok? Metto delle prese, magari per esempio, se voi andate, se veniamo qua in camera da letto, sicuramente, ecco, guardate intanto quello che è l'impianto elettrico, no? Adesso in questo momento qua, cioè questi sono proprio i dettagli. Cioè, giusto per farvi capire, le persone oggi si trovano, anche il gas, guardate, se lo trovano qua, no? Cioè, quindi le persone entrano in questo appartamento, si trovano, comunque, guardate le piastrelle, ecco, guardate qua, senza che tocchiamo, ok? Però guardate, cioè le persone entrano e vedono questo, ok? Quando noi glielo vendiamo, gli vendiamo un appartamento che è nuovo, nuovo fondamentalmente. Quindi anche qui abbiamo un citofono, guardate, ok, cioè per esempio qualcuno potrebbe dire vabbè non cambio il citofono così risparmio, è bravo Pirla, così sembra che l'appartamento è una merda, ok, cioè queste sono le placche, guardate, cioè vi faccio vedere proprio particolari per farvi capire come in realtà i particolari contano e contano tantissimo, cioè sono i particolari che vi fanno guadagnare soldi, ok, cioè deve essere come tutto nella vita, per come lo vedo io, cioè non deve essere mai vista come tiro l'inculata a qualcuno, ok? Cioè non è che io guadagno perché tiro il pacco a qualcuno, no, io guadagno perché sto trasformando, sto rendendo una cosa bella, una cosa che prima non era bella, ok? Diciamo normale, però comunque abitabile per l'amor del cielo, però rendo una cosa bella, figa, per una famiglia che magari ci viene ad abitare. Quindi quella famiglia, tra virgolette, mi paga per il servizio che io sto facendo. Anche la porta, per dire, no? Cioè, questa porta, le porte blindate le vendono così. Questa è una porta, ovviamente, marrone, ok? Ora, cosa succede? Che le porte le vendono già così, col pannello così. E cazzo, mettiamo un pannello bianco, no? Un pannello bianco che rende magari più carino l'appartamento. Una volta che andiamo qui, decidiamo, per esempio, questo diventa il soggiorno, ok? Allora bisogna decidere, benissimo, se questo è il soggiorno, dove andrà posizionata la TV, per esempio, cioè dove vorranno avere la TV le persone, ok? Allora, sulla base di questo, adesso vediamo, per esempio, voi vedete che qui c'è un'antenna, per esempio, ok? L'antenna è qua. Se le persone, per esempio, vogliono vedersi la TV qui, cioè in questo momento come fanno? Cioè o si portano il cavo lassù oppure qua giù, cioè fanno zigzag e si portano il cavo a vista. Ok, però capite che, ripeto, cioè adesso sinceramente, io ho vissuto
molto peggio, cioè nel senso, però non è questo il concetto è, visto che tanto lo devo fare, giusto, lo faccio al meglio, quindi dico benissimo, non mi sto dicendo che la metterò qua alla TV, sto dicendo semplicemente che quando io decido, ok, come mettere, tra virgolette, in piedi l'appartamento, dico ok, benissimo, probabilmente, che okay, mi sto sparando proprio così, cioè nel vuoto, dove potrebbe andare la TV? Dico probabilmente qua, ok? E non metto giù la presa, ma la metto altezza magari, mi sembra 150, adesso non so esattamente a che altezza la metto, non metto qua le prese della corrente, le prese della TV, in maniera tale che le persone possono decidere sia di avere magari un mobiletto con la TV, quindi una TV normalissima, oppure di attaccarsi la loro TV direttamente al muro. E dico, già che ci sono, non metto le prese per la TV solo qui, ok? Ma le metto anche qui. Capite cosa voglio dire? Perché cioè, il ragionamento delle persone a volte dicono ok, ma se io non faccio tutte queste robe qua, risparmio e guadagno di più. E no, non è così. A volte sì, okay? A volte può essere. Però vi assicuro che, cioè voglio dire, io preferisco magari avere un ritorno minore, mettiamola così, 500 euro, 1000 euro, che mi possano dare, ma che le persone siano contente di dove stanno andando ad abitare. Che poi le persone siano contente di aver comprato un appartamento da me, che le agenzie siano contente di presentare un appartamento che è mio, di non avere delle rotture di palle dopo, di non essere chiamato mille volte. Cioè, è una cosa, per me è importante, ripeto, perché io non penso mai a come inculare il prossimo, ma penso come posso guadagnare, ok, quindi giusto, guadagnare, ma dando comunque del valore alle altre persone. Anche qui, vedete, questa è la camera, adesso in questo momento la camera da letto, ecco l'antenna, è l'antenna questa qua, no, questa è la corrente, questa è l'antenna, la sua, questa è l'antenna, vedete? Cioè questa è l'antenna della TV, eccola qui, questa è l'antenna, quindi esce da qua la corrente, vedete? Però ovviamente qua le persone hanno solo questo pulsante, no? In questo momento, allora dico, benissimo, mettiamo qua le riprese, che possono le persone sia caricare il cellulare, sia comandare la corrente, e poi la TV dove la mettiamo? La TV probabilmente mettiamo la presa qua, nella tele che si può mettere qui. Ma dico, ma se le persone non vogliono mettersi lì la TV, ma se la vogliono mettere da un'altra parte, li metto anche un'altra presa, in altri punti della casa, la metterò qua, la metterò qua, non so in questo momento dove la metterò, ma di sicuro la metterò anche in altri posti, perché ripeto, mi costa un filo di più, sì, ma la persona, quando poi entra, dice, ah, però questa casa è stata fatta con cura, cioè voi gli date magari dei colori che sono abbastanza neutri, ma che possono piacere alle persone, e dicono, no, no, questa casa è stata ristrutturata, è stata fatta con cura, bella, mi piace, vi presento magari un render fotorealistico, posso fare magari un staging dove faccio vedere alle persone come verrà l'appartamento, perché ripeto ragazzi, cioè noi di fatto in questo lavoro vendiamo emozioni, questa è la verità, cioè qui io, quello che io voglio è che qua entrano marito e moglie, ok? Il marito magari guarda e la moglie dice la voglio, cioè questo è quello che io mi aspetto. Una volta che io ho fatto questo, e vi dico tante volte, io vendo appartamenti prima ancora di averli realizzati, ok? Le persone li comprano prima. Ovviamente c'è il vincolo dopo che voi dovete mantenere certi standard. Io potrei anche fregarmene a volte, ma non lo faccio e non lo farò mai perché preferisco, ripeto, guadagnare magari qualcosina in meno, ma con le persone che sono contente, eccetera. Ok? Quindi adesso deciderò in che cosa fare qui. E poi successivamente vedremo magari di fare un secondo video con i lavori in corso, come sarà finito e via dicendo. Quindi, se non volete perdervi altre perle come queste, ok? Iscrizione al canale, campanella, commenti, eccetera. Ciao ragazzi!